see around some guys from Torpione, is one of the other outsider. They are the new helmsman. Lorenzo Lupi will steer the boat. They were the runner-up of the 2014 Worlds. Lorenzo, possiamo fare due chiacchiere? Sì. Insomma, prendi il posto di tuo padre al timone, prima esperienza per te sul Majors 32, come sono stati questi giorni di avvicinamento al mondiale? Ma diciamo che i ragazzi mi stanno dando una grande mano, sicuramente non è facile essendo la mia prima regata su questo Majors 32, ho fatto la stagione con Majors 20 che un po' mi sta aiutando al timone, ma comunque qua ci sono tanti armatori che sono anni e anni che timonano questa barca e sicuramente io da neofita della classe mi sto impegnando tanto e spero di tenere alto l'onore di Torpione che come avete detto è il vicecampione del mondo e cercherò di mettercela tutta sia per mio papà che per Max e per la mia famiglia che mi ha permesso di essere qua e mi ha dato questa opportunità enorme di timonare in questo mondiale. Noi ci conosciamo dal 2009 e uno dei miei primi impegni nella classe è stato lavorare proprio per Torpione e io mi ricordo che sin dall'inizio tu sei sempre stato in barca, però praticamente hai sempre visto dall'albero in avanti perché il tuo ruolo era un ruolo spostato verso prua. Sì. Che sensazione fa vedere tutto l'equipaggio al lavoro e vederlo da dietro? Ma devo dire che ora essendo al timone, avendo passato, come hai detto te, 7-8 anni a prua, sono abbastanza facilitato comunque nel capire come si muove l'equipaggio durante le manovre, anche dargli il giusto tempo diciamo a muovermi io col timone perché so come lavorano i ragazzi davanti, so di quanto tempo hanno bisogno e tutto, e comunque fa un altro effetto. Io stando davanti vedevo tanto la regata, ora timonando devi stare sempre concentrato sulla condizione, non riesco quasi a vedere niente, devo solo fidarmi dei ragazzi, del tattico, del randista e niente, quindi sono concentrato solo su quello e mi fido del mio equipaggio. Grazie mille Lorenzo, parlavi del tuo tattico che vediamo lì dietro, adesso andiamo a disturbare anche Lorenzo Bressani. Lorenzo, buongiorno, scusate ragazzi, siamo in diretta, abbiamo appena parlato con il tuo timoniere, dice si fida molto di te, prima esperienza per lui al timone del Majors 32, come si sta comportando mister Lorenzo Lupi? Allora, facciamo subito un paragone col papà che magari dopo ci vedrà. Di poppa, mi dispiace Edo, ma è molto più bravo Lollo, è nato con il Jenhacker, quindi ha una sensibilità enorme, e di bollina deve ancora farsi, c'è Flavio che ci dà una mano, per cui lo teniamo un po' sotto pressione. Poi c'è il classico problema un po' dell'inesperienza, della tensione, perché ha 20 anni in mezzo a 20 barche aggressive, chiaramente partenze di riboa sono... L'adrenalina sale, quindi un po' il braccetto diventa corto, ma insomma cercheremo di non fare grandi ingressi in a sinistra in boa e fare delle regate un po' più tranquille. È una classe questa che tu conosci benissimo, siete vicecampioni del mondo, hai vinto il mondiale con Belin. Come si è sviluppata la classe in questi anni? Che campo di regata è questo di Trapani? Beh, la classe si è sviluppata un po' come succede un po' in tutte le classi, come dici tu, io sono 7-8 anni che vado sui 32, i primi anni vedevi facevi un giorno o due di allenamento, era già tanto, qui siamo qui di una settimana, ci sono quasi tutti, ci sono praticamente hanno tutti il coach del gommone, mettono le boe, fai prove di vele, durante l'anno sperimenti vele, nuove centrature, pur non essendo mai cambiata la barca a livello tecnico, cioè l'albero è quello e la barca è quella, troviamo sempre dei nuovi set e riusciamo ad andare sempre più veloci, che è incredibile dopo 7-8 anni di mare. E per quello che riguarda il campo, sarà un campo bello difficile, perché mi avevamo prospettato, io non ho mai regattato qui un campo con un bibordo a destra, invece per ora è molto aperto, per cui è una regata anche tattica, non solo di velocità e partenza, e questo un po' ci rimette in pista, visto che probabilmente magari nelle partenze avevamo un po' dei problemi, magari due botte di fortuna riusciamo con qualche bordo buono a rientrare nel gruppo. Grazie mille, Lupo, in bocca al lupo a Torpione per questo mondiale.